C'è un filo comune che unisce artisti e giornalisti, l'ostilità, l'avversione e il rifiuto verso tutto ciò che limita la libertà di espressione. Partendo da questo valore è nata una collezione d'arte unica nel suo genere che dal 9 settembre comincia un viaggio itinerante che toccherà le 5 province marchigiane e 2 città simbolo dell'arte, Roma e Firenze, a cura dell'Ordine dei giornalisti delle Marche e della comunità montana Monti Azzurri. Una 50ina gli artisti e le opere, unico il tema, la libertà di espressione. Cosa hanno in comune i giornalisti e gli artisti? I giornalisti vogliono essere liberi di scrivere quello che vogliono, altrettanto gli artisti, quindi c'è un filo comune che ci unisce. Abbiamo lanciato questa idea per far riflettere la gente, cioè vogliamo avvicinarci alla gente attraverso la creatività degli artisti per porre un problema fondamentale che è quello della libertà di espressione e della libertà di stampa. Questa iniziativa praticamente sono 8 mostre che vanno avanti per 8 mesi, realizzeremo 8 cataloghi e un catalogo finale che sarà un po' la storia di tutte queste iniziative, un documento storico su tutte queste iniziative, 6 nelle Marche e 2 in città simbolo dell'arte, Roma e Firenze.